pensa il prefetto proprio a ribadire questa stretta collaborazione e vicinanza dell'amministrazione comune a quella che è l'attività che sta portando avanti e la prefettura e gli organi inquirenti. Chiaramente è un momento di forte tensione sociale, c'è un avvicendarsi di questi fenomeni che oramai è nell'ordine di ore, massima attenzione e massima collaborazione. A proposito, diciamo, della polemica nata dopo la telefonata di Maniero al prefetto. Beh, noi su questo ci siamo già espressi, evidentemente lo stato di agitazione del consigliere comunale avrebbe suggerito di assumere un altro atteggiamento rispetto a quello utilizzato, però voglio dire, questo non è il momento per fare polemiche. Le istituzioni devono rivolgersi alle istituzioni, da istituzioni, con modalità sicuramente sbagliate. È comprensibile il fatto che magari rispetto all'accadimento specifico era turbato, ma andiamo oltre queste posizioni personali e diamo dimostrazione e prova di compattezza per fare fronte unico rispetto a questo momento emergenziale. Domani, per volontà del sindaco e del presidente del consiglio, ci sarà un consiglio comunale e quindi approveremo un ordine del giorno, ma per ribadire che, e questo voglio dire, farà parte poi di un confronto più politico, innanzitutto per condannare questi gesti e questi attentati, ma soprattutto per mettere in campo proposte che possano diffondere la cultura della legalità. Siccome stiamo parlando di un processo culturale di rinnovamento, è un processo lento, così come sottolineava Sua Eccellenza il prefetto. Ecco, dobbiamo tutti quanti insieme lavorare e seguire la stessa strada con degli atti concreti che possano dare la dimostrazione della legalità dalla cultura minima del non sporcare le strade all'abusivismo commerciale e altre modalità che devono dare il senso di questa ritrovata e necessaria cultura della legalità.